Orlando Bidinotti, è stata una trasferta sfortunata questa per voi, siete stati in partita per tre quarti praticamente di gara e poi la resa finale. Purtroppo sapevamo che la partita era dura, ci siamo preparati tutta la settimana per questo. Come dicevo prima, purtroppo stiamo pagando per infortuni che stanno accadendo. Purtroppo solo la prima partita eravamo al completo con la rosa e questo ci sta veramente facendo faticare tanto nelle partite. Possiamo dire di sì, alcuni secondo me è anche interpretazione dell'arbitro. Secondo me qualcuno poteva anche risparmiare, ma comunque l'arbitro ha fischiato, ci ha dato e purtroppo adesso dobbiamo pagare anche un altro cartellino rosso. E non abbiamo il capitano per la prossima partita e quindi andiamo ancora, mancano un giocatore nella rosa. Il Foggia è una squadra forte, purtroppo come dicevo prima ancora non abbiamo visto tutti al completo, ma secondo me il Foggia c'è ancora tanto da dare e noi puntiamo al meglio, puntiamo ad arrivare sempre in alto e questa squadra senza dubbio ci salverà tranquillamente. Sì, la vittoria sei di tutti. Siamo una squadra e quindi si vince tutti insieme e si perde tutti insieme. È stata una gran gara, difficile, alla fine il campo ci ha pagato, i nostri sforzi, i sacrifici, l'umiltà ci hanno dato ragione. Era l'unico modo per riuscire fuori da questo tra virgolette tunnel incappato in due sconfitte sia Scafati che a Martina. Non c'era miglior modo di ritrovarci, ritrovare quella continuità che avevamo intrapreso all'inizio campionato. Sì, sicuramente sono felice per la mia prestazione, però oggi l'importante era vincere, era riscattarci dopo la brutta prestazione, non dopo la sconfitta, ma dopo la brutta prestazione con il Martina, perché perdere si può come era successo a Napoli, ma l'impegno era stato ben altro, l'attenzione anche. Dovevamo riscattarci, ci siamo riusciti, bene, bene così. Su quali aspetti in particolare ha lavorato mister Angelini in questi 20 giorni? Ma sicuramente sull'intensità, cosa che caratterizza un po' da sempre le sue squadre, e quello che comunque ci aveva contraddistinto alle prime del campionato. Sì, è vero, ho ritrovato il mio Latina, quello che voglio io. Hanno veramente lottato su ogni palla. Primo tempo hanno sentito secondo me un po' delle ultime due sconfitte, c'era un po' di paura, però oggi è stata una vittoria importante perché l'abbiamo ottenuta contro secondo me un'ottima squadra. Sì, abbiamo perfezionato un'operazione, adesso non è il momento ancora di annunciarla, però ci sarà un gradito ritorno.